Da un avvallamento sotto di noi, a circa 300 metri, parte un gruppo di maschi di Marco Polo. Sono 12. Sono proprio le nostre. Le pecore continuano a correre, ma finalmente sembrano fermarsi. First. Il colpo è andato alto. Le pecore ripartono a tutta velocità. I don't like. Sunboon offre a Luca la spalla come appoggio per la carabina. I'm not in a good position. Which is the distance? 450. Don't move, eh? Le pecore si allontanano sempre di più. Sono a più di 400 metri. 500. Gli animali si fermano e guardano verso di noi. Oh, yes, yes. L'animale sembra colpito. Ma il gruppo riprende a salire verso l'alto. Impossibile, però. Non riusciamo a capire se la pecora sia stata ferita o meno. They are too far to shoot in this position. Ma è impossibile sparare a queste distanze appoggiato alla spalla. Sunboon è certo che il colpo sia andato a segno. Ma il branco continua a salire su per il pendio. Giunto in cima, scompare dietro al crinale. Se l'ho preso, l'ho presa col secondo colpo. Era un branco diverso da quello che abbiamo visto prima. Erano quelli che abbiamo visto ieri sera, ma erano proprio qui sotto. E come ci siamo mossi, sono partite. Abbiamo provato a sparare, ma erano molto lontane. Nonostante la pessima posizione, sembra appunto che la pecora sia stata colpita. Una delle guide è partita a cercare il sangue. Animale colpito e sparito dietro il crinale di fronte. Il primo a tornare è Sunboon, che, raggiante, ci mostra lo straordinario trofeo da 56 pollici, trovato morto qualche centinaio di metri al di là del crinale. Ma possiamo fotografare? La caccia si è conclusa molto positivamente, è stata una caccia molto faticosa, molto dura, sia per l'asperità del terreno, ma principalmente per il fatto che si svolgeva ad altitudini piuttosto elevate, fra i 4.000 e i 5.000 metri. Per certi versi siamo stati anche fortunati perché il tempo è meraviglioso, sono delle giornate di sole stupende e il grosso problema è che non ha nevicato, c'è troppa poca neve. E con molta neve le pecore tendono a portarsi verso il basso, mentre invece non essendocene praticamente rimangono verso l'alto, quindi è anche molto più faticoso, più difficile avvicinarle.